Oggi siamo in compagnia di uno dei nuovi, potremmo dire, ma ormai insomma, è passato un po' di tempo, giocatore dell'FBC, lo vedete poi con la divisa di ordinanza, lo hanno evidentemente Capitan Stefanino deve aver istruito a dovere, Mattia Muzzino Muzzupappa. Ora, quel Muzzino, siccome non sono molto ben informato, richiama il buon Roberto Muzzi o è qualcos'altro? Tanto Ma partiamo da qua. intanto buonasera a tutti. No, è qualcos'altro, nel senso che io questo, diciamo, soprannome l'ho preso un po' da mio papà, perché mio papà è sempre stato chiamato così sin da piccolo, e quindi io poi di conseguenza sono diventato il Muzzino Junior, diciamo. Quindi oggi tutti mi chiamano così, anche per andare un po' a semplificare quello che è il mio cognome, che non è facilissimo da pronunciare, a meno che non lo si conosca bene, però quasi tutti ormai mi chiamano Mozzino, soprattutto chi è molto più in confidenza con me. Ormai sono Mozzino, quindi sono rimasto così per questo. Mi veniva in mente il buon Roberto Muzzi perché dico, anche tu sei attaccante, anche tu molto prolifico perché da quando sei arrivato già hai segnato 5 reti, ne hai fatte segnare, quindi ti sei inserito alla grande e allora ho detto magari c'entra anche quello. Come sai, hai già visto qualcosina, noi facciamo una chiacchierata per vedere un po' come va la passata in questi giorni particolari. Un accenino me l'ha dato Paolo, mi ha detto, mi sembra che Mattia stia soffrendo un po' la situazione. Allora abbiamo detto, dai, proviamo a fare una chiacchierata e vediamo cosa ci dice. È vero, sì, il momento è un momento particolare, no? Diciamo abbastanza delicato. Ovviamente stare chiusi in casa non è bello, si soffre un po', ma più che altro perché la quotidianità, il fatto magari di prendere, uscire, andare al lavoro, andare agli allenamenti, quelle sono cose che comunque sono importanti. Oggi trovarsi chiusi in casa 24 ore su 24, a meno che ovviamente non hai cose importanti da fare, quali magari la spesa, piuttosto che io ho un animale, quindi magari porto giù il cane ogni tanto, non si può fare per ordinanza, ma credo anche sia giusto. Ci si arrangia, insomma, si cerca di tenere impegnata diciamo una giornata, allenandosi per quel che si può, ovviamente, e qualcosa in casa da fare c'è sempre. Si lavora ogni tanto, diciamo un pochettino, anche quindi passa, anche se effettivamente Steva ha detto bene, io sto soffrendo abbastanza questa quarantena. Beh, per adesso cosa ti manca di più? Pallone o Sì, lavoro? Magari ma siamo lì. no, siamo lì, nel senso che la passione, il calcio mi manca tantissimo, perché comunque è uno sfogo, è uno sfogo importante, cioè il fatto magari dopo una giornata di lavoro prendere, andare con i compagni ad allenarti o ritrovarsi magari la domenica per una partita, penso che sia bello e fondamentale. Anche il lavoro comunque manca, perché comunque io mi occupo anche di gestire delle risorse umane nella mia azienda, quindi comunque sono molto a contatto con i miei collaboratori e mi piace stare a contatto con le persone, quindi un po', manca un po' tutto, diciamo. Sul piano calcistico, partiamo da qua, mi dicevi ti alleni, come abbiamo sentito anche sia Lorenzo che Paolo, quindi tutti ligi al dovere. Cosa riesci a fare tu in casa in questi giorni? Guarda, sono abbastanza, tra virgolette, fortunato, anche se abito ovviamente in un condominio. Ho una casa, diciamo, abbastanza grande, nel senso che ho la mia stanzina dove riesco a ritagliarmi il mio spazio, qualcosa, diciamo, parte alta, anche parte bassa, più improntato però sulla forza che sulla dinamicità, quindi sulla corsa. Quindi non potendo poi uscire, mi baso molto più su quello, quindi su rinforzare un po' la parte muscolare sia sopra che sotto, e corricchiare poco e niente, perché ripeto, non ho la possibilità qui dove abito di andare a correre, ecco, quindi più forza, insomma. Ma una cosa che mi viene in mente, sai, non l'ho chiesto agli altri, non so come mai non mi è venuto in mente prima, ma io mi ricordo da ragazzino quando mi mettevo lì con la pallettina di gomma e sfasciavo un po' tutto in casa.
Non ti è venuta quella cosa di dire, sai che No, tiro quattro no, calci? no, quello lo faccio con quello che trovo. Adesso poi lo faccio anche con rotolino di carta igienica, quindi quello che Ah, trovo, con quello che trovo cerco di tenermi allenato anche più sulla parte tecnica, anche se, ripeto, sei sempre molto limitato, ecco. Quello che mi manca di più sicuramente è la parte con la palla, ecco, perché comunque la corsa, a differenza magari di Stevanin, che riesce comunque a tenersi anche impegnato sulla parte più atletica, a me proprio manca la palla, manca il pallone. giocare, manca quel tipo di calcio lì. Compagni però mi dicevano che vi state sentendo regolarmente, quindi anche se non c'è quella la questione proprio fisica, insomma, di riuscire ad allenarsi insieme, però almeno vi state sentendo. Sì, assolutamente, confermo, siamo molto attivi e noi abbiamo un nostro gruppo di WhatsApp dove praticamente ci sentiamo costantemente, quasi giornalmente con tutti, quindi tra di noi siamo molto attivi, cerchiamo di darci un pochettino la forza di tenere duro, perché comunque l'idea, la speranza poi è quella di ripartire il prima possibile, anche se effettivamente io la vedo abbastanza dura il fatto di ripartire magari anche nel mese di maggio, visto comunque l'andamento, però diciamo che la speranza c'è sempre, altrimenti poi ci dovremmo ritrovare per la preparazione, diciamo, del nuovo anno. Questo in effetti sarà particolare. Adesso noi sentiamo sempre parlare ovviamente del calcio professionistico, si paventa qualche data su maggio, ma è ovvio che poi quando si va a livello regionale cambiano anche molte dinamiche. Speriamo bene, insomma, da questo punto di vista. Mi dicevi prima, mi accennavi che oggi hai lavorato, quindi stai riuscendo anche tu come gli altri a comunque a conciliare questa quarantena forzata, chiamiamola così, con l'impegno lavorativo. Allora, sì, qualcosina faccio, nel senso che io, vabbè, mi occupo, come dicevo poco fa, di gestire delle risorse umane in un'azienda ovviamente che tratta, diciamo, il campo odontoiatrico. Nell'ultimo periodo, ovviamente, essendo poi gli studi chiusi, perché comunque lo studio del dentista è chiuso, a meno che non ci sia ovviamente un'urgenza, abbiamo deciso ovviamente di bloccare l'attività. Ma ci stiamo, diciamo, rilanciando in quest'ultimo periodo per dare possibilità a chi ovviamente ha necessità comunque del dentista, comunque ha bisogno del dentista, in caso di urgenza, di poterci, diciamo, contattare per avere poi un aiuto. Noi siamo, diciamo, un tramite tra quello che è il paziente e quello che è lo studio medico, quindi siamo un po' il booking dell'odontoiatria e quindi diamo possibilità sia ovviamente al paziente di curarsi che al medico di poter comunque lavorare in caso ovviamente di urgenza. Quindi in questo momento qualcosina si sta facendo, anche se non diciamo pienamente, quindi in piena attività. E questa è una cosa interessante, perché abbiamo visto che si sta concentrando tutto sull'emergenza e tutte le altre situazioni mediche sono state un po' messe lì in sospeso. Quindi anche per voi mi confermi che è un po' la stessa cosa, a parte, come dicevi, le emergenze. Sì, confermo. Poi, diciamo, in questa trovata, diciamo, della mia azienda, quella di poi di rendere questo servizio ovviamente gratuito per tutti, proprio per aiutare anche chi ha bisogno. Ovviamente che magari non sa a chi affidarsi oggi. Noi lavoriamo prevalentemente sul web, soprattutto in questo momento diventa, diciamo, l'arma principale per potersi muovere, per poter chiedere aiuto. Ci diamo da fare, insomma, nel limite del possibile facciamo il massimo per aiutare le persone. E senti, invece lì in casa com'è la situazione? Rapporti interpersonali, funziona tutto bene? Gli altri mi hanno detto che se la cavano, quindi dai, vediamo un po' anche te. Allora, no, io devo essere onesto, io ho un bellissimo rapporto con la mia compagna, siamo molto
non sento ovviamente questa, diciamo, un po' più stretta all'interno dell'abitazione, ci ritagliamo i nostri spazi, ma allo stesso tempo, essendo molto complici, andiamo molto d'accordo. Al momento diciamo che va tutto molto bene, quindi io diciamo, non mi vado a rinchiudere nella mia stanza per stare da solo, cerco di condividere il più possibile, soprattutto adesso cerchiamo di trovare, diciamo, qualcosa da fare insieme, per stare insieme, visto che poi durante la normale attività, non in emergenza, se è sempre un po' di corsa, magari tralasci un po' anche delle cose importanti che, soprattutto in questo periodo, possono ritornare utili, ecco. Quindi è Immagino, molto ad bene. esempio, la sera, parlando anche con Paolo, mi diceva, la sera è quel momento in cui poi ci mettiamo lì, ci vediamo un film, qualcosa, anche se mi diceva che lui spesso è disturbato dai genitori che lo chiamano, che è normale che ci si voglia sentire. Te invece come le passi le serate? Ma io diciamo che sono molto attivo su Netflix, quindi mi guardo un sacco di serie TV, soprattutto anche magari con la mia compagna, quindi televisione, tanta televisione. Mi informo tanto, soprattutto in questo periodo cerco di tenermi abbastanza informato su tanti argomenti, perché comunque è importante anche guardare le notizie, ecco, perché comunque ci sono tante fake news, quindi mi piace anche andare proprio a cercare degli articoli, quindi andare a leggere, tutte cose, diciamo, che magari nella quotidianità riesci a fare meno, però diciamo che la sera sì. Televisione, Netflix, insieme alla mia compagna, si va a letto anche abbastanza tardi perché col fatto che al mattino non ti alzi prestissimo, cerchi di tirare un pochettino di più, diciamo, la serata. Ma su queste serie, cioè, riuscite a trovarvi? Che sai che di solito si fanno delle belle litigate perché a uno piace qualcosa, all'altro piace qualcos'altro. È vero, ovviamente quando abbiamo abbastanza di gusti simili, quando ovviamente c'è una serie che lei vuole guardare, io ovviamente a me non piace, quindi non mi ha colpito, diciamo che io me lo guardo sulla TV e lei lo guarda sull'iPad, quindi ci separiamo un po'. Però tendenzialmente diciamo, abbiamo dei gusti abbastanza simili. E invece mi dicevi che ti stai anche informando, cos'è che c'è qualche notizia che ti ha colpito in particolare, che hai trovato qualcosa che ti ha proprio impressionato? Mi parlavi appunto anche delle notizie false che circolano, anche perché poi molte persone adesso sono collegate in rete, magari prima non lo erano, e bisogna fare attenzione, lo sappiamo bene che bisogna fare attenzione a quello che si legge. Sì, diciamo che più la mia compagna che mi aiuta in questo perché comunque su WhatsApp, soprattutto su Facebook, si girano degli articoli appunto sul Covid, che danno delle informazioni che comunque sono sbagliate, che secondo me fomentano in maniera negativa il pensiero degli italiani, quindi al posto di andare a risolvere un problema si mette benzina sul fuoco. Quindi cerco sempre di andare magari a vedere la fonte, magari mi informo prima, piuttosto che magari far girare un messaggio che potrebbe essere non bello, non positivo, e mettere negatività, soprattutto in questo momento, penso che sia la cosa più sconsigliata da fare. Però diciamo che noi italiani, sotto questo punto di vista, siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi, devo dire la verità. Ci facciamo molto condizionare da quello che dicono gli altri, soprattutto non siamo informati, quindi bisogna far parlare chi ne sa, ecco, chi ne sa, chi è informato, gli scienziati. Oggi sento parlare molto più di politica che di situazioni, diciamo, umane, perché poi alla fine qua stanno perdendo le vite un sacco di persone e si entra troppo in argomenti che non servono in questo momento. Sai però che purtroppo c'è anche da gestire, e il riferimento è quello, no? Quindi ogni decisione che si prende di solito si fa male, perché si scontenta qualcuno. In questa situazione di emergenza penso che sia ancora peggio per loro, e poi magari ogni tanto qualche cavolatina la fanno, perché ci hanno
Ieri, se hai visto, ci hanno un po' confuso, no? Potete uscire, non potete uscire, potete portare il cane a spasso, potete portare i figli a spasso, quasi fossero la stessa cosa. Insomma, delle situazioni un po' particolari, no? Magari ogni tanto se la tirano anche un po' e ci confondono delle volte anche. Sì, diciamo che secondo me poi bisogna sempre trovarsi a gestire certe situazioni, non è facile. Ecco, io cerco sempre di mettermi nei panni di chi è lì e chi deve decidere per milioni di persone. È vero anche che secondo me sta molto al buon senso del cittadino italiano, perché comunque stare in casa chiusi 2 mesi non è bello, quindi perché possono venirsi a creare altri problemi per chi ovviamente ha figli, per chi magari vive in 40 metri quadri di casa e dopo un po' giustamente anche impazzisce. Quindi bisogna, la passeggiata secondo me si può fare, però bisogna un po' avere il buon senso, perché se incomincia a farlo uno, incomincia a farlo due, tre, incominciano ad essere 100, 200 persone, andiamo, diciamo, a peggiorare quella che è la situazione di adesso. Quindi si cerca un attimino di accontentare tutti nel limite del possibile, ma non puoi farlo, ecco, non può andare bene a tutti, insomma. No, in effetti. Ti volevo chiedere una curiosità, che abbiamo già chiesto anche agli altri. Dal punto di vista culinario, siccome mi dici che c'è complicità, no? Stai dando una mano alla compagna o lasci fare a lei? Anche perché poi voi avete anche un regime alimentare da seguire, perché siete degli atleti, quindi mi incuriosisce sapere un po' come la state gestendo. Guarda, sono diventato uno chef ormai. Sì? No, allora io tendenzialmente lascio sempre fare la mia compagna, nel senso che lei è molto brava a cucinare, quindi cucina anche molto bene, cucina mediterranea naturale. Però diciamo che in questo periodo, visto che comunque magari ho co meno cose da fare, mi cimento un po' anch'io in cucina e devo dire che mi sto riscoprendo anche un bravo chef. Mangiamo quasi sempre, diciamo, verdura, carne, comunque robe, non pasticciamo, insomma, pesce, quindi ci piace cucinare, ma ci piace cucinare, bene, diciamo. E spesa cosa fate? Vi state dando i turni per così almeno magari un pochino d'aria anche con la scusa appunto della necessità la prendete o anche qui c'è chi è deputato a fare una cosa, chi a fare un'altra? Come funziona? Allora, il deputato sono io Ah, per ok. due semplici motivi. Allora, il primo perché sono abbastanza protettivo nei confronti della mia compagna, nel senso cerco magari di uscire più io piuttosto che far uscire lei, e quindi vado quasi sempre io a fare la spesa, quasi sempre, sempre praticamente a fare la spesa, soprattutto in questo periodo. Vado una volta ogni 2 settimane, cerco di ottimizzare le cose, quindi cerco di andare a fare la spesa importante, quindi abbastanza sostanziosa, in modo tale da non uscire spesso, e quindi lei, diciamo, è più quella che magari si occupa di portare giù il cane, ecco, per andare magari a prendere una boccata d'aria. Io invece la spesa vado io, diciamo, esco il meno possibile, quindi una volta ogni 2 settimane. Comunque anche lei la fa uscire, no? Eh beh, Ok, la sì, dai. protezione però un pochino d'aria, dai, effettivamente. Sì, vabbè, lei comunque durante la giornata lavora, cioè lei, loro hanno comunque, lavora presso la sua azienda, che è un'azienda di famiglia di comunicazione, quindi lei lavora sul web, quindi lei sta lavorando anche in maniera abbastanza importante. Quindi durante la giornata lei lavora molto, a differenza mia, e quindi io magari mi occupo di uscire per andare a fare la spesa. In serata o magari nei momenti della giornata dove c'è magari da staccarsi quei 10-15 minuti per portare giù il cane, va lei. Ecco. Mi viene in mente una cosa che ti volevo dire, dopo aver fatto tutta questa bella chiacchierata, così abbiamo visto anche come stai vivendo tu questa situazione, per tirarti su un po' il morale, non so se ti tirerò sul morale, siccome ti manca il calcio, io sono andato a controllare, c'è ancora qualche campionato che stanno giocando, solo che se ti dico qual è, non so se mi fai un sorriso o se mi mandi a quel paese, stanno giocando in Nicaragua.
Mamma mia, veramente? campionato in corso. Se vuoi vedere qualche partita, non so dove, assolutamente, magari su YouTube, Beh, in qualche streaming streaming che qualcosa si so. trova sicuro. C'è il campionato del Nicaragua e ci sono ogni tanto delle amichevoli in Svezia che fino ad ora, ma credo che adesso sarà un po' più restrittivo anche da loro, e fino ad ora erano stati abbastanza più larghi, insomma, rispetto agli altri paesi europei. Quindi ti ho detto, nel caso, campionato del Nicaragua c'è. Guarda, senza offesa, preferisco mettermi su Sky e guardarmi magari l'Italia del Mondiale o magari vedere partite vecchie di vecchi calciatori del calcio nostro, quello vero italiano, bello, piuttosto che andare a vedere magari un campionato, sì, che sicuramente è calcio, ma non è il nostro calcio, secondo me. Io ci ho Quindi, provato, no, si sa no, mai. hai fatto bene, ma non, preferisco, secondo me, guardarmi partite repliche piuttosto che mi piace di più, diciamo, vedere il nostro calcio. È che è vero che in effetti ho visto anche la Rai con Rai Sport stanno riproponendo, hanno riproposto tutto il mondiale dell'82, quello è un classico. Ogni volta che possono ce lo piazzano lì. L'altro giorno mi sono rivisto Italia-Brasile, mitica. E ho notato in effetti che almeno questo, insomma, dai, ci tira un po' sul morale. Sì, dai, stiamo facendo comunque qualcosa di bello perché comunque la gente è a casa e è giusto che comunque siamo comunque attivi sullo sport, anche se magari sono partite vecchie, datate, però è pur sempre sport e è sempre bello vederlo. Quindi. È che sappiamo, guarda, tu ce l'hai detto, ma anch'io stessa cosa, manca il calcio, manca lo stadio, manca. Quindi speriamo veramente che si riesca a risolvere probabilmente nel giro di qualche mese, ormai ci abbiamo fatto il callo, e di rivederci perché tra l'altro, se non mi sbaglio, noi non abbiamo ancora fatto la chiacchierata a bordo campo post partita. Quindi poi quando si riprende, guarda che io segno, prendo nota, sarei uno dei primi che saranno ai nostri microfoni. Speriamo, tra l'altro, per commentare qualche bella vittoria, perché lo ricordiamo, ne abbiamo parlato anche con gli altri. Avevate preso un bel ritmo, cavoli, avevate veramente iniziato a macinare i risultati e sembrava che aveste trovato anche il passo giusto. Dispiace un po', ecco, da questo lato, no? Te è rimasto un po' l'amaro in bocca, magari. Di non aver potuto proseguire anche considerando la Coppa di Lombardia che vi vedeva ancora in corso. Sì, assolutamente sì, diciamo che questa tegola è arrivata nel momento, diciamo, nostro migliore, secondo me, perché stavamo veramente viaggiando ad altri ritmi, sia ovviamente poi per il proseguo della Coppa, ma anche in campionato, e quindi è rimasto un po' l'amaro in bocca, insomma. Quello che ovviamente sì, manca di più è proprio la partita, la domenica, lo stare anche spogliatoio con i compagni, perché poi senza nulla togliere a tanti altri gruppi con i quali ovviamente ho condiviso lo spogliatoio e il campo, questo è, diciamo, uno dei gruppi, diciamo, migliori nel quale sono entrato, sono tutti veramente ottimi ragazzi. Mi hanno accolto alla grande e io ovviamente poi cerco sempre di entrare in punta di piedi, di farmi voler bene, ma devo dire che il gruppo è veramente fantastico. I risultati stavano arrivando, è stato veramente un peccato, ecco, fermarci soprattutto in questo momento. Ma sono sicuro che comunque torneremo sul campo tutti quanti insieme, magari nella prossima stagione, e andremo, diciamo, ritorneremo a vincere e a giocare insieme allo stadio, perché poi anche la cornice dello stadio è qualcosa di veramente fantastico. Questi tifosi che ovviamente tutte le domeniche ci seguono, quelle sono cose che veramente si vedono in altre categorie, ecco, quindi quello manca veramente tanto. Dai, noi rimaniamo così, io segno, Assolutamente. quando si riprende ci saremo anche noi, ovviamente speriamo di esserci anche noi e ci faremo una bella chiacchierata post partita. Questo mi fa molto piacere, sarà veramente un piacere. Intanto ti ringrazio, grazie mille di averci fatto entrare in casa tua e di averci raccontato un po' come stai vivendo questa situazione.
Grazie, grazie a voi, sempre molto gentili, anche Piero, quindi tutti, siete proprio della famiglia Saronno, quindi si sente. Grazie. Mi ha fatto Grazie ancora. veramente piacere.